partita spensierata l'ha avuta. Quando ho usato il termine spensierata alla vigilia non sembrava neanche che fosse possibile. In realtà, proprio forse la tranquillità che è subentrata a un certo punto è stata la molla che gli ha fatto vincere. Non lo so se sia stata quella o meno, però ne è uscita la gara come mi aspettavo, anche con dei contenuti importanti direi, però quello che mi è piaciuto maggiormente è stato l'interpretazione da parte di tutti, un momento molto difficile, non parlo solo di classifica ma anche di uomini a disposizione, perché tra i due squalificati e gli infortunati eravamo veramente contatti, tanto è vero che eravamo in 19, per cui questo è stato l'aspetto che maggiormente mi ha reso felice. Ho visto anche una crescita costante in queste ultime tre gare e spero che sia di buon auspicio. Questa serie di risultati utili consecutivi adesso vi pongono in una situazione più tranquilla o no? Io per me la classifica è sempre uguale, anche perché gli altri, come noi, non è che si fermano e stanno a guardare, o si sono fermati prima in tutte le cose che andavano fatte nella costruzione e poi nello sviluppo, per cui ci dà, spero, quell'autostima, aumenta quella fiducia in noi stessi, in primis, per poterci preparare al meglio. Io penso che davanti a noi abbiamo 15 giorni in cui ci giochiamo molto e non penso assolutamente che i problemi siano stati risolti. Prendo però coscienza che con questo atteggiamento qui noi abbiamo non so quante possibilità di giocarci le nostre chance. La prossima partita è contro il Cittadella, si tratta a tutti gli effetti di uno scontro salvezza, come la preparerete? Come abbiamo preparato le altre. Ripeto, avremo tre partite da qui a 10 giorni, 14 giorni importanti, dove ci giocheremo gran parte del nostro futuro e per cui dovremo cercare di prepararci al meglio, cercando di non sottovalutare nulla e di andare a curare anche i minimi particolari, Darvi un sia po' dentro che fuori dal fratricida. campo. Scusa. Darvi un prova un po' fratricida. Ma guarda, io a me piace, non ho mai vissuto questo derby qui, non so come sia vissuto anche a livello città, no? Lo immagino, i derby no, ne ho fatti degli altri. Il dato di fatto è che quello che mi importa maggiormente è che sarà una partita tra due compagini a pari punti, in fondo alla classifica, per cui questa è l'importanza della posta in palio sabato, indipendentemente poi che possa essere una partita diversa dalle altre. Fratricida era proprio quello il senso, nel senso che forse c'è poco tempo per guardare al contorno, al derby, perché i punti servono proprio per la classifica tutte e due. No, non c'è proprio tempo. Questo io voglio sottolineare, non c'è proprio tempo, indipendentemente che sia derby o meno, poteva essere, non so, la Regina o la Juve Stabia a pari punti, che andremo a affrontare la martedì, per cui la posta in palio è troppo importante e che l'importanza va oltre al fatto del campanile. Peraltro anche il Cittadella viene da una vittoria, per cui veramente arrivate con lo stesso slancio a questa partita. Sì, ma anche il Cittadella penso voglia cercare di salvarsi, come lo vorrà la Regina, come lo vorrà il Novara, come lo vorrà il Bari, e lì mi fermo perché poi il distacco comincia a essere notevole. Quindi non solo il Parma. E questo bisogna tenerne conto. Io ne tengo conto, sono il primo a doverlo fare, ma penso che tutti dobbiamo pensare in questa maniera qui. È evidente che affrontando le gare come abbiamo fatto sabato anche precedentemente, possiamo avere qualche chance. Un attacco che poi sabato ha dato
una vera dimostrazione, una prova d'orgoglio, l'abbiate vantaggiato, ne ha parlato anche a fine partita, dice io punto sempre il fucile su di lui, ma mi ha ripagato a dovere. Sì, ma mica finito. Deve continuare a ripagare, ripagare la fiducia che ho riposto in lui fino a questo momento, da qui alla fine del campionato. Io penso che nel calcio ci si ricorda l'ultima e la più brutta. L'ultima è Varese, la più brutta penso in ordine possa essere Latina, no? E basta, tutto il resto non conta, quindi sabato prossimo si giocherà e dovrà cercare di marcare ancora. Poi davanti un po' la quadratura del cerchio sembra essersi un po' trovata dopo vari tentativi. Non lo so, io l'ho detto dopo la partita, 6 gol nelle ultime 3 partite giocate mi sembra un buon bottino, ma che non è solo per gli attaccanti. Gli attaccanti hanno fatto gol perché ci siamo arrivati con le manovre, con una certa costruzione, per cui loro sono stati finalizzatori. Diciamo che si è migliorata in parte la manovra offensiva e il fatto di saper sfruttare poi delle occasioni. 3 giorni prima a Modena col Carpi non ci eravamo riusciti, creando a 4-5 palle gol. Per quanto riguarda Di Matteo e Ceccarelli che siano infortunati, ha notizie più fresche al riguardo oppure? No, notizie penso che le avrò a breve, so che ha fatto un'indagine strumentale stamattina Di Matteo, per cui sto aspettando la risposta.